Riutilizzare i materiali nei vari cicli produttivi riducendo al massimo gli sprechi è uno degli aspetti dell'economia circolare che verranno trattati durante la tavola rotonda organizzata per il prossimo 8 marzo alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Tramite il PORFESR Marche 2014-2020 sono già stati finanziati progetti regionali di economia circolare per 4,8 milioni di investimenti a fronte di 2,6 milioni di contributi europei. Inoltre l'economia circolare sarà la chiave di volta della nuova programmazione europea con l'economia del clima 2021-2027. L'Assemblea legislativa delle Marche è stata la prima in Italia ad approvare una risoluzione sull'economia circolare, non solo. La nostra legge regionale Industria 4.0 ha una sezione dedicata proprio all'economia circolare per affermare che l'economia circolare non ha solo un impatto ambientale, che è certamente importante. L'economia circolare è anche un'opportunità straordinaria per le nostre imprese, che non saranno solamente più sostenibili dal punto di vista ambientale, ma possono essere anche più innovative. Per farla breve, possiamo dire che il prodotto che viene utilizzato in un settore possa essere in qualche maniera riciclato in un altro. Sì, questo esiste e dobbiamo lavorare affinché queste conoscenze possano essere trasmesse tra un'impresa e l'altra di settori differenti in un territorio che è piccolo per lo scambio di informazioni, e da qui poterlo scambiare poi sempre in ambito nazionale, in ambito transnazionale, quindi europeo soprattutto. Il territorio marchigiano ha proposto questo evento l'8 marzo alla Mole per raccogliere una sfida, cioè puntualizzare sul tema della circular economy una sfida, mettendo a sistema le imprese, il pubblico, il mondo della ricerca, gli esperti, per poter arrivare preparata alla sfida del prossimo settennato 2021-2027 per l'accesso ai fondi e per sostenere quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di innovazione tecnologica. Presentato ad Osimo il progetto Aria Pulita per i nostri bambini, promosso da ASSO, azienda speciale servizi Osimo, in collaborazione con Aste Energia. Un progetto pilota per monitorare e purificare l'aria all'interno degli asili nido osimani. Questo è un elemento in più per dare una qualità di servizio ai nostri bambini, tanto più che nei mesi scorsi in un nostro nido, l'Arca dei Bimbi di San Biagio, si era verificata nella frazione un inquinamento ambientale atmosferico. Quindi anche questa opportunità di poter fare prima una verifica per quanto riguarda, direi così, l'inquinamento ambientale tramite questa apparecchiatura e successivamente poi, una volta fatta questa ricerca, di poter purificare l'aria, riteniamo che sia un elemento in più di qualità da offrire ai bambini. Quali saranno le prossime fasi del progetto? Ecco, le prossime fasi sono, diciamo, immediate, cioè la prima fase significa poter raccogliere i dati, perché in ogni tipo di sperimentazione e di ricerca è importante avere dei dati iniziali per capire qual è l'inquinamento sia all'interno ma soprattutto anche all'esterno di questo ambiente. Una volta che abbiamo questi dati iniziamo appunto a progettare queste, diciamo, apparecchiature che servono alla purificazione dell'aria, e quindi questo ci permetterà appunto nel tempo di avere questa verifica e di dare un servizio, come dicevo, sempre più di qualità ai nostri bambini che frequentano i nostri nidi. Astea Energia collabora con l'ASSO per questo progetto Aria Pulita per i nostri bambini. Sì, noi abbiamo creduto molto a questo progetto innovativo e per questo già dalla primavera scorsa abbiamo cercato di trovare un prodotto ed una soluzione che potesse effettivamente da un lato misurare, dall'altro migliorare la qualità dell'aria che respiriamo negli ambienti indoor. Poi è venuto naturale che la prima applicazione operativa fosse nell'ambiente più delicato per tutti noi e per i nostri figli, che è quello degli asili nido della ASSO. Quale sarà lo step successivo? Noi intendiamo promuovere questa soluzione per tutti i nostri clienti e per tutti coloro i quali lo vorranno diventare sul territorio delle province di Ancona e Macerata, ma è fermamente nostra intenzione quella anche di coinvolgere tutta una serie di associazioni, penso ad esempio all'Ordine dei Medici, in maniera tale che in ogni sala d'attesa ci possa essere un misuratore e un purificatore, in maniera tale che l'aria possa essere sempre assolutamente pura.